Allora, ci sono molte voci della nostra economia che danno un segnale positivo. La moda, ne parliamo spesso, in questi giorni c'è una ragione, ne parleremo nel prossimo servizio, parliamo del vino. Il vino nostro, vino italiano, DOC nel mondo, Sì, però, anzi. perché le esportazioni sono record, ben più 12%, è un settore che queste esportazioni valgono ben 4 miliardi di euro e i dati sono della Coldiretti e sempre la Coldiretti ci dice che il settore dà lavoro in Italia a ben 1.200.000 persone del vino, sì. Poi diciamo anche con orgoglio che credo che abbiamo superato anche la Francia, per Sì. alcune qualità di vino abbiamo superato la Francia. Allora, vino italiano, dunque preziosa voce del Made in Italy nel mondo. E a Verona la tradizionale rassegna che ospita 4.000 espositori, un giro d'affari di circa 8.000 miliardi delle vecchie lire. 4.000 espositori da tutto il mondo, coi bianchi, rossi, rosati. Per 5 giorni Verona è la capitale del vino, il grande vino italiano. I primi 3 mesi del 2011 hanno segnato un più 82% di esportazioni. Quale altro prodotto italiano può dare questi numeri all'economia? Per il nostro vino il 2012 è l'anno del massimo storico dell'export, merito del grande lavoro dei nostri viticoltori e della qualità dei loro prodotti. Dall'Amarone all'Ambrusco, dal Soave al grande Chianti di Toscana. Adesso c'è un momento di ripresa che vediamo negli ultimi mesi e nei primi mesi del 2011. Abbiamo aumentato l'imbottigliamento, parlo di noi toscani, nel Chianti, nella zona del Chianti. Quindi abbiamo aumentato l'imbottigliamento, quindi vuol dire che il vino si vende di più e quindi c'è stata una notevole ripresa. E poi l'aroma e il profumo delle bollicine, dal grande spumante trentino al prosecco, ormai imitato in tutto il mondo. I mercati che erano per anni in mano ai francesi e oggi invece parlano italiano, vedi l'Inghilterra, gli Stati Uniti, i mercati importanti anglosassoni che si sono accorti che il prosecco è un prodotto molto interessante e molto piacevole. Una delle grandi sfide che dobbiamo ancora vincere, soprattutto all'estero, è quella di raccontare la nostra diversità, una diversità fatta di identità e che è una grande ricchezza per le nostre bollicine nel mondo.